direttore di Porta Sant'Andrea Maurizio Carboni, siamo qua ai campi di allenamento per quello che voi avete chiamato la giostra di Peneto. Di cosa si tratta? Ma si tratta di un momento di aggregazione che abbiamo voluto fare, cogliendo l'occasione di fare le prove in notturna. Abbiamo detto facciamo anche una grigliata, portiamo un po' di gente alle stalle, così guardiamo di mettere a prova i nostri giostratori e magari divertirsi anche con i nostri bambini. Momento di avvicinamento alla giostra, ormai manca un mese insomma. Sì, a meno 29 giorni abbiamo pensato questo, lo riproporremo fra qualche giorno sperando che il tempo sia più clemente di stasera, ma comunque sia, siamo qui e speriamo vada tutto bene per il tempo. Certo, è un momento di divertimento, di socialità, o è anche un momento di allenamento questo per i campi? No, è anche un momento di allenamento, perché è un momento di aggregazione per portare tanta gente alle scuderie a vedere, a stare vicino ai fantini. È un momento anche proprio di lavoro effettivo, perché è una giostra in tutto e per tutto e i cavalieri hanno un agonismo anche tra di loro e nessuno vuole perdere, vogliono tutti vincere, questo ve lo garantisco. Abbiamo detto appunto il maltempo, c'è stato qualche problema, qualche ritardo nei vari allenamenti di questo periodo a causa del maltempo? Allora, possiamo dire più che il maltempo, cioè il tempo non ci ha aiutato, di certo, perché tutto l'inverno che piove in continuazione non ha mai smesso e di certo non ci ha avvantaggiato nello sviluppare i nostri lavori, però comunque siamo abbastanza soddisfatti di aver raggiunto già un buon livello e continueremo a lavorare fino all'ultimo minuto dell'ultimo giorno per essere competitivi. Ecco, le attività del quartiere poi si porteranno sempre di più in piazza San Giusto. Sì, certo, noi ci stiamo avvicinando alla settimana del quartierista e agli eventi più importanti. Iniziamo domani sera con la presentazione dei soggetti dei bozzetti del Lance d'Oro, per poi proseguire con tutti i fine settimana con tre iniziative, quindi diciamo che il calendario da qui al pre-giostra, che sarà una settimana fulminante, è molto impegnativo. Adesso andiamo a vedere se si può correre questa giostra. Sì, sentiremo il maestro di campo, che è il nostro capitano. Giulia! Tiziano, Maurizio dov'è? Mandami Maurizio che si inizia, dai! Per la nobile casata dei Conti di Vivignano, su stella Mauro Piantini! Per la nobile casata dei Guillichini, su giada Tommaso Marmorini! Su Pepito Stefano Chierici. Per la nobile casata dei testi, su principessa Enrico Codolini. Ricky, ma che mi hai curato il giubbotto? Qualcuno io ho lasciato il giubbotto da casa della campagna? No, questa madonna. Fallo qua. Fatto male. Forza! 5-4. Ha marcato punti 4. Quindi per ora Sant'Andrea vince muore, eh? Corre la seconda corriera, il cavaliere della nobile casata dei Lombardi da Mammi. È dato, deve rompere l'avanzo per vincere. Marciare di Porta Sant'Andrea! È anche un momento di allenamento per voi giostratori? Vabbè, certo, è un momento di allenamento diverso dalle prove che facciamo di solito, con molta più gente, comunque
era tutta la settimana che ci prendevamo in giro a vicenda, quindi era diventata sentita come gara e niente, posto. Qui il campo vi aiuta, insomma, la pendenza, le luci, si riproduce un po' l'atmosfera della piazza? Sì, è molto, molto simile a livello tecnico di Lizza, è identica, non ci ha aiutato in questi giorni il tempo, però dai, ci siamo allenati bene. Come stanno andando gli allenamenti? Bene, io mi sto prosciutto. Benissimo. Lorenzo, è un ruolo difficile. Sì, difficile, ma ha portato i suoi frutti, diciamo, dai. Abbiamo vinto, siamo contenti. E ora si festeggia. Anche perché stasera proprio rappresentavate i colori del quartiere. L'hanno dato proprio a noi perché ci hanno visto che siamo meglio. Cioè, è meglio parapigliare, è meglio farti. Quindi, il giocatore si festeggia. La folla mi acclama, grazie. La Grandi Passi si avvicina alla nostra di giugno, anche questo è un allenamento importante, quello di questa sera. Ma l'avevamo messo in programma col capitano, con Luca, con Vicky, che quest'anno di cambiare determinate cose, questa era un'aggiunta al nostro programma, di fare questi allenamenti anche per portare più gente possibile che le nostre scuderie, che non tutti hanno la possibilità di venire durante i nostri allenamenti, allora è stata un'occasione anche per stare tutti insieme e per fargli vedere qualcosa, anche come lavoriamo, il nostro tipo di allenamento, i nostri cavalli. Ecco, gli allenamenti che si fanno sia di giorno ma anche di sera per riprodurre l'atmosfera che ci sarà, insomma, nella serale di giugno? Sì, noi prima della giostra di giugno sempre facciamo delle sedute notturne, non sempre, però due sedute alla settimana le facciamo sempre in notturna. Hai provato anche un nuovo cavallo che è arrivato qui alle scuderie di Sant'Andrea, si chiama Principessa? Sì, è una cavalla che l'abbiamo, è arrivata da una settimana alle nostre scuderie, era di proprietà di Gabriele Gamberi. E niente, è una cavalla già esperta, di una certa, a 13 anni la cavalla, ha già fatto delle provacce, visto che noi abbiamo anche dei ragazzi giovani qua, abbiamo anche dei cavalli giovani che sono arrivati nuovi quest'anno, però abbiamo voluto inserire anche un cavallo un po' esperto per poter far lavorare loro meglio. Ecco, comunque non sarà un cavallo di giostra quest'anno? Ma sai, qui i cavalli di giostra purtroppo meno male sono solamente due, quelli con cui faremo la giostra, però a girare sia io che Stefano montiamo anche tutti gli altri cavalli per potersi allenare anche in situazioni diverse.